Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vede andare verso il mio posto di lavoro. Buon fine settimana. Oggi inizio. Avete sentito sto rumore? È appena passato un camioncino. Siamo in via Costanza Bruno, quindi centralissima zona di città, dove queste due buche esistono qui da mesi e non è stato fatto nulla, sentito anche quest'altro, per metterle in sicurezza. E allora cosa succede? Non solo si lamentano gli automobilisti, perché chiaramente sono delle buche importanti, ma anche i residenti qua accanto, dietro di me, e anche davanti a me ci sono due palazzi ovviamente abitati. Questo rumore che voi state sentendo adesso, tom 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 tom, queste persone che abitano qua lo sentono tutto il giorno, tutti i giorni. E quindi è una cosa davvero incresciosa che l'amministrazione comunale di questa città non solo non mette in sicurezza le buche stradali, ma ha bloccato il nostro volontariato civico, obbligandoci, costringendoci a non poter intervenire. È un vero scandalo e speriamo che questi nostri attuali amministratori vadano via il prima possibile, per ridare la possibilità a chi gratuitamente voleva mettere in sicurezza buche stradali di poterlo rifare, o quantomeno sperare che la prossima amministrazione sia più intelligente da un punto di vista politico e amministrativo e quantomeno dia la possibilità, o lo facciano loro direttamente, di mettere in sicurezza buche stradali. Noi tutto questo l'abbiamo fatto fin qui sempre gratuitamente, grazie ai nostri concittadini che volontariamente magari venivano con noi a mettere in sicurezza, magari facevano delle donazioni in termini di acquistare sacchi di bitume che poi noi andavamo a ritirare nei vari negozi presenti in questa città. A me qualche giorno fa mi ha contattato un negoziante dove noi spesso andavamo a ritirare sacchi di bitume, dicendomi come mai non andavamo più a ritirare sacchi di bitume, e io ho dovuto, che omaggiati ai nostri concittadini, ho dovuto dire a quel commerciante: guardi, semplicemente il Comune di Siracusa ha bloccato il nostro volontariato civico. Lui, stupito, mi ha dimostrato che comunque sia era molto dispiaciuto, perché noi eravamo l'unica vera realtà che gratuitamente metteva in sicurezza buche stradali. Scusatemi, sono molto arrabbiato perché purtroppo quello che facciamo noi tra l'altro è molto apprezzato dai nostri concittadini, tant'è che quando ci fanno le segnalazioni, dicono: guardi signor Russo, c'è questa cosa, potete fare qualche cosa voi? Noi diciamo: guardi, noi sicuramente faremo una segnalazione a chi di dovere, ma non possiamo intervenire semplicemente perché non siamo più autorizzati a farlo. Infatti alla signora che mi ha mandato questa segnalazione ho detto: un attimo, nel frattempo sono salito in macchina, in direzione Napoli. Potrebbe succedere di tutto, potreste ascoltare di tutto, andando a Radio 24, infine sulla 14 Adriatica. Allora, ok, e adesso speriamo non parta qualche podcast. Potreste sentire il Signore degli Anelli oppure altro, vediamo. No, fortunatamente non è partito nulla. Allora, molto arrabbiato, dicevo, perché viene precluso all'associazione di volontariato civico di poter espletare gratuitamente. Attenzione, non abbiamo mai avuto un centesimo di contributo da parte di questa amministrazione. Vabbè, penso di essere stato chiaro e penso di aver una volta di più dimostrato che questa amministrazione è nemica di questa città. Lo dimostrano, ho preso la buca, tra l'altro mi sto andando a lavorare, ho preso la buca di cui vi lamentavo prima. Vi dimostro ancora di più che questi vanno cacciati il prima possibile. Ci saranno altri, noi saremo lì a dire: guardate, noi siamo questi, vogliamo fare questo e vogliamo aiutare la prossima amministrazione comunale. Più che all'amministrazione, noi vogliamo aiutare i nostri concittadini, noi vogliamo essere
quelle persone che possono realmente, appunto, con il nostro volontariato civico aiutare a migliorare la nostra città. Allora, cambiamo totalmente settore e parlo adesso di raccolta differenziata. In questi giorni io mi sono posto diverse domande, alcune le ho rese pubbliche. Ieri mi ha colpito moltissimo perché mentre uscivo le mie cose dal negozio, perché stavo per aprire, un signore si è fermato con la vespetta. Un signore, tra l'altro, era una certa età. Ha detto: senta, gliela posso chiedere una cosa? Io ero certo, da come mi stava, diciamo, chiamando, che volesse informazioni sul mio lavoro. E invece no, mi ha chiesto sulla raccolta differenziata. Mi ha chiesto: signor Russo, guardi, ma io quando porto oltre 200 kg al CCR non ho più nessun beneficio. Ho detto: sì, certo. E mi fa: io potrei andare con un'altra tessera sanitaria e far giovare un amico, un parente. Ho detto: guardi, non si potrebbe fare, però. E lui, banalmente, da cittadino comune, mi ha detto: ma non sarebbe opportuno che ci sia una precisa e puntuale premiazione dei nostri concittadini che vogliono differenziare sempre più, ovvero oltrepassare questa soglia dei 200, per cui se io conferisco 100 ho diritto a quel tipo di beneficio, ma se io riesco a differenziare per 1000 è chiaro che dovrei avere in maniera proporzionale più benefit. Questo io ho spiegato al signore che non è semplice, però si è fattibile. La prossima amministrazione, in termini di consiglio comunale, potrà sicuramente deliberare in tal senso, speriamo, o quantomeno noi saremo lì a proporre ai prossimi consiglieri comunali questo tipo di evoluzione della raccolta differenziata, perché è chiaro che se io mi impegno di più di altri cittadini dovrei avere degli incentivi maggiori ad andare a differenziare. Nel frattempo mi venivano in mente tutta una serie di altre domande su questo, su questa tematica, e è stata una cosa interessante perché comunque sì, appunto, è importante incentivare sempre più i cittadini. Nel frattempo ieri, durante la giornata, dicevo, sono arrivati altri tipi di input, tra cui quella di una signora che in un gruppo ha scritto: ma se io a casa sto facendo dei lavori e devo buttare a terra una parete di cartongesso, cosa devo fare? La risposta sembra assurda, ma è quella che deve essere l'azienda che ti sta facendo lavori in casa a contattare un'azienda privata per andare a fare questo tipo di smaltimento. Nel frattempo questa signora mi faceva notare che il sito, per quanto riguarda gli ingombranti, è tecnicamente fuori uso. Io tra l'altro sono andato a vedere, ho provato, effettivamente non funziona, perché dopo che fai il login e vai a selezionare il tipo di categoria, RAE, ingombranti piuttosto che sfarci e potature, ti dà un errore, non funziona, e non dipende dal browser. Ho fatto un video e l'ho mandato al responsabile del cantiere per quanto riguarda la raccolta differenziata. Ho poi provato a fare la stessa procedura con l'app su Android, e invece la funziona, per cui ho consigliato alla nostra concittadina intanto di usare l'app, però è anche vero che il servizio deve essere sicuramente migliorato, deve essere potenziato, perché così com'è non funziona. Ora, in questo momento Tegra alla fine fa un po' quello che vuole, non ha un pungolo di un'amministrazione che gli sta dietro e tra virgolette la impegna in quello che dovrebbe essere il suo operato. Faccio un esempio su tutti: noi abbiamo in questo momento solo un CCR in questa città, Tegra viene pagata profumatamente per gestirne, dal capitolo di Sonorio Domare sono ben tre, quindi si potrebbero porre delle alternative, che sia il CCR mobile che ogni sera viene montato in Lago Barresi, anche se in realtà Sonorio Domare dovrebbe essere lì fino alle 9.30, ma diversi cittadini mi dicono già appena imbrunisce questi vanno via e già non funziona sta roba. Inoltre si potrebbero attrezzare, ripeto, perché Tegra già è pagata per fare questo, delle altre aree in attesa che qualche altro CCR venga riaperto, considerando che Arenaura oramai sono più di un anno che sotto sequestro, il CCR di Cassibile non ha mai aperto, adesso si spera, si presume che con
l'avvento di questi nuovi fondi del PNRR qualche cosa si faccia per realizzarne di altri, ma è anche vero che ci vorranno anni. Quindi, come dire, intanto si potrebbe impegnare Degra, ma chi lo dovrebbe fare? Noi abbiamo attualmente, come dicevo prima, un'amministrazione totalmente sganciata da quello che sono le reali problematiche. Un posto, sì, un bel posto, perfetto, sono anche lontano dalla scivola. Ieri mi è arrivata a casa, come suppongo a molti di voi, una lettera da parte del comune di Siracusa con il logo anche di Tecra, e andava a sponsorizzare il Tetrapack. Allora, io poi ho sempre un occhio critico in questa roba, anche perché nel frattempo che ritiravo io la mia lettera nella buca, c'era il mio dirimpettaio che la ritirava pure lui. Allora, la particolarità è che io questa lettera l'ho ricevuta due volte, quindi è arrivata dallo stesso nome, indirizzo, numero civico, dalla stessa buca, ovviamente, perché c'era due volte il nome. Carta riciclata, le spese io suppongo siano a carico del Consorzio Nazionale Tetrapack, perché se sono a carico del Comune di Siracusa, lo spedire, confezionare e spedire le lettere, secondo me è follia. Questi tipi di comunicazione, un regalo che faccio ai prossimi amministratori, vanno inseriti nella Tari. Quando noi riceviamo la Tari a casa, nel retro dei fogli o comunque nella stessa busta si mette lo buscoletto, il calendario, le informazioni che tu devi dare ai cittadini e il rimando al sito del Comune di Siracusa, dove tutte le informazioni sono sempre disponibili. Poi, se volete, gli mettete anche il numero WhatsApp del Comune di Siracusa con la piccola procedura su come si fa a registrarsi. Sono cose banali, si evita di spendere soldi pubblici, ma ripeto, questo non credo che sia il nostro caso, perché sono certo che questi soldi non saranno stati soldi pubblici, perché altrimenti sarebbe una spreca enorme, di un qualche cosa che è banale. Cioè, spedire questa lettera al Consorzio Tetrapack, davvero, io spero che, sono certo che voi spendiate queste cose in tutta Italia, perché avete necessità, siete obbligati da un progetto di fare questo tipo di reclamo, ma è uno spreco enorme, perché non funziona così la comunicazione. La comunicazione deve essere diretta, la comunicazione è come il blobuscolo messo nel tergicristallo dell'autovettura. Forse negli anni 70 del secolo scorso faceva appeal sulle persone, oggi dà solo fastidio. Cioè, non funziona sta roba qua. Bisogna studiare dei sistemi di comunicazione efficaci ed efficienti, si dice diretti. Questo opuscolo che tu mandi a casa con il logo del Comune di Siracusa, la firma del sindaco, la firma dell'assessore, è mera campagna elettorale, che tra l'altro non premia, perché noi in questa città abbiamo un problema enorme di abbandono di rifiuti, di non lotta a contrasto su chi sporca, su chi abbandona, su chi elude la Tari. Ieri una signora mi ha detto: sa, signor Russo, io non pago la Tari, lo devo dire, e quindi non posso andare a CCR. Allora, io alla signora ho spiegato: signora, che lei non possa pagare la Tari, non arriva a pagare la Tari, purtroppo può succedere, tantissimi nostri concittadini sono nelle medesime situazioni. Un'amministrazione diligente dovrebbe dare la possibilità a chi non riesce a pagare la Tari di poter svolgere lavori socialmente utili. Una volta c'era anche una legge, si chiamava baratto amministrativo, e questo non lo fa. E vabbè, il problema è, però bisogna fare distinzione tra chi non riesce a pagare la Tari e chi elude la Tari. In questa città chi elude la Tari è una fetta molto consistente di persone che non esistono all'ufficio tributi. Faccio la differenza così ci capiamo meglio: se io ricevo la Tari, ho il mio nominativo registrato all'ufficio tributi. Ciò significa che col mio tesserino sanitario, se vado dove ci sono gli ecocompattatori, anche se non ho pagato la Tari, e inserisco il tesserino sanitario, vengo automaticamente
letto come utente Tari, anche se non ho pagato la Tari, non mi compare il display, non hai pagato la Tari, vengo letto come utente Tari, si apre il macchinario e mi concede i due plichi con i sacchetti, apro e chiudo la piccola parentesi, i sacchetti per quanto riguarda la plastica discreti, i sacchetti per quanto riguarda l'organico inutili, ma non da ora, è da quando c'è questo servizio che sono inutili perché sono di una qualità pessima e non servono assolutamente a nulla. Ora qualcuno mi dirà, ma sono sacchetti fatti apposta scientificamente per l'organico? Sì, ma non tengono nulla, se tu li tieni più di un giorno nella pattumiera per l'organico si sciolgono, quindi non funzionano. Allora, la stragrande maggior parte delle persone utilizza altri metodi e se li va a comprare direttamente dai supermercati, quindi dice, ma ci sono, meglio di nulla, e vabbè, pazienza. Allora, fin qui vi ho spiegato la Tari, ok? Sempre se siete registrati all'ufficio tributi e andate al CCR col vostro tesserino sanitario, non vi dicono tu non puoi lasciare la carta, la plastica perché non è pagata Tari, non funziona così. Chi non può presentarsi al CCR è chi elude la Tari. Faccio un esempio: se io non sono censito all'ufficio tributi e mi presento con tesserino sanitario, non vengo letto perché non esiste all'ufficio tributi, mi diranno che sarà registrato il papà, la mamma, la moglie, l'amante, il convivente, quello che è. In questa città l'elusione è un numero mostruoso, non è chiaro, sarebbe abbastanza semplice, tra l'altro fu dichiarato che avrebbero utilizzato dei software per incrociare i dati tra utenze, altri tipi di... probabilmente l'hanno fatto, hanno buttato soldi, hanno fatto parlare di sé cercando qualche applauso, ormai la politica applausi non ne prende più perché non riesce a risolvere nessun tipo di problematica. Non è stato fatto assolutamente nulla, anche perché probabilmente ci si è resi conto che il numero di elusori in questa città è enorme, e poi gli elusori sono anche chi va a votare, e se mi aprono sto vaso di Pandora a me non mi vota più nessuno, per cui non si fa nulla. Ma figuratevi che forse adesso stanno cominciando a utilizzare qualche fototrappola, qualche videocamera. Io sono anni che dico a questa amministrazione che dovrebbe utilizzare le fototrappole come le utilizzate tanti sindaci, il primo tra tutti è quello di Bari, ma negli ultimi giorni anche l'amministrazione di Avola ha cominciato a utilizzare le fototrappole, e poi c'è pure Sebagia Lucarelli che l'ha pubblicato e ha avuto una ridondanza mediatica mostruosa. In queste città invece ogni tanto il sindaco pubblica qualche foto, che cerca. Dicevo, l'elusione è un numero, un dato molto molto importante. Io ho una mia idea come fare a trovare gli elusori, secondo me è molto semplice, ma questo poi lo deciderà la politica, chi verrà legittimamente eletto, i prossimi amministratori, i prossimi consiglieri comunali. Noi sottoporremo loro le varie idee, il come andare a scovare questi furbetti è molto semplice, ripeto, ne dico solo una per capirci: laddove ci sono i cestini in questa città, sovente ci sono degli abbandoni in microdiscariche, basterebbe in maniera molto semplice piazzare una fototrappola là e tu come pesci nella rete finiscono tutti ad abboccare. E siccome nel 90% dei casi sono persone che abitano accanto a quel cestino, 2-3 civici di qua, 2-3 civici di là, gli bussi, dico: senta signora, siamo la polizia municipale, mi fa vedere come è combinata lei, e là tu li scovi tutti. Basterebbe fare una campagna, questo lo faranno i prossimi, ripeto, questi attuali sono totalmente scollati, di autodenuncia, dove dire, siccome ci sono le sanzioni, attenzione, perché poi questa è una cosa da non trascurare, perché se tu vieni beccato che non hai mai fatto registrazione all'ufficio tributi c'è una sanzione, non mi ricordo se 5 volte o qualcosa del genere. Bisognerebbe fare semplicemente una campagna di autodenuncia dove tu dici: mi autodenuncio e non pago le sanzioni, o comunque sia si trovano dei meccanismi per cui quella sanzione ti viene rimborsata in qualche maniera. Ma è l'unico modo per aprire questo vaso di Pandora e far uscire, far emergere, ecco, utilizziamo il termine giusto,
dall'attuale oblio tutte quelle persone, tutte quelle utenze, tutti quegli affitti un po' così, tutte quelle attività commerciali un po' così che realmente non esistono, non esistono l'ufficio tributi e nessuno ci pone nessun tipo di rimedio. Va bene, io sono stato molto lungo e noioso. Allora, come vi dicevo prima, buon fine settimana. Questa è la mia ultima diretta, perché come sapete bene io tecnicamente da oggi pomeriggio sono in ferie, rientrerò domenica prossima, quindi domenica 7 se non ricordo male, quindi probabilmente non farò ulteriore diretta a meno che non troverò qualche motivazione, più che altro lo troverò internet, perché dove sto andando io internet è un grande problema, vabbè. Quindi una settimana stacco, il negozio sarà sempre aperto, quindi per chi deve ritirare pacchetti a Amazon può sempre venire, perché ci saranno i DIY dei corrieri che inseriranno i pacchetti. Ieri abbiamo concluso con TNT, quindi i pacchetti TNT potrete continuare per il ritirare. Si bloccano invece tutte quelle che sono le spedizioni in via di eccezione Vinted, Fermapoint, Zalando, Pronto Pacco, vabbè, GLS ancora non è partito la convenzione, però come già avevo accennato siamo anche oramai GLS Fermo Point, per cui i pacchetti GLS continueranno ad arrivare tranquillamente. Come sempre, voi se aspettate i pacchetti potete passare, l'unico cosa non posso garantire sono i miei messaggi. I miei clienti sanno che nel momento in cui arriva un pacchetto gli arriva un messaggio, un collo per lei. In questo momento ovviamente io, non essendo fisicamente in negozio, non potrò garantire che il pacchetto è arrivato, per cui se vi trovate a passare, entrate, chiedete: salve, sono il signor Russo, c'è un pacchetto per me, ci sarà la persona che controllerà il database, se c'è un pacchetto per voi ve lo consegnerà. Non portate pacchetti Vinted, neanche TNT, in spedizione in questo momento non... Oddio, si potrebbe lasciare il pacchetto TNT, il problema è poi la registrazione. Potete lasciare il pacchetto TNT, vi posso garantire solo che partirà lunedì 8. In settimana non lo so, quindi meglio evitare, anche perché spesso da noi i pacchetti TNT sono robe mediche, analisi di laboratorio, campioni, tutte le cose biologiche, per cui lasciamo perdere. A ritirare potete venire a ritirare tranquillamente. Come sempre, per chi non lo sapesse, potete utilizzare il nostro servizio di fermo deposito. Basta semplicemente scrivere il vostro nome, qualsiasi cosa voi comprate ovunque. Faccio un esempio: comprate un televisore su Amazon, per esempio, che ieri è stato fatto da un cliente. Signor Russo, non riesce ad arrivare all'interno del locker, è ovvio, a meno che non lo piegano, lo infilano nei cassettoni grandi, non può entrare nel locker. Scrivete il vostro nome e cognome presso Proteus. Salvatore Russo presso Proteus, via Reglione II, numero 12, 9600 Siracusa. Mettete sempre il vostro numero di cellulare, che corriere Amazon vi chiamano se ci sono problemi. Il pacchetto arriverà da noi, noi vi avviseremo quando rientro io. Noi, il pacchetto arriverà da noi, lo venite a ritirare. Se arriva in convenzione non pagate nulla, se non arriva in convenzione pagherete 2 euro per il fermo deposito, 2 euro a collo. Se ordinate 4 copertoni, 4 pneumatici, scusate, e arrivano 2 e 2, pagate 4 euro, perché generalmente i pneumatici arrivano sempre a coppia, tranne che li comprate, a volte le comprate 2 per una moto e arrivano 1 e 1, non so quale sia la logica, credo dipenda solo semplicemente dai sistemi di logistica e distribuzione dei vari produttori di pneumatici. Vabbè, penso di essere stato lungo e noioso, perdonatemi, è l'ultima diretta, per cui abbiamo parlato di buche, abbiamo parlato di raccolta differenziata, sono i due argomenti sicuramente di cui il nostro volontariato civico si occupa da molti anni. Speriamo di tornare a occuparci di messa in sicurezza di buche. Saluto l'amico Severino di Cani Cattini, provincia di Agrigento. Canicattio, confondo sempre Canicattini bagni con Canicattì. Severino, che saluto, ripeto, di Canicattì, provincia di Agrigento, ieri mi ha contattato, ha detto: come va da voi? Tutto bene, Severino. Purtroppo una seduta, siamo bloccati. A voi come va? E noi tutte rose e fiori con l'amministrazione di Canicattì, che vede in noi un'opportunità. Voi dovete sapere che
il gruppo di Severino, che sono la maggior parte bikers, è un'associazione tra credo la più grande d'Alta in Sicilia di bikers, quindi tutte persone che portano le moto, che fanno i tour bellissime, che ogni tanto vedo i loro video che fanno questi spostamenti, tantissime moto fanno delle cose culturali, molto bello. Sono poi i volontari che il comune di Canicattì utilizza per mettere in sicurezza buche stradali. In realtà l'hanno portato avanti, stanno portando avanti altri progetti. Loro là sono messi anche a ridipingere la segnaletica stradale, le strisce pedonali, sono là anche messi a sistemare i marciapiedi, tutte bellissime cose, di cui molte le abbiamo fatte anche a Siracusa, ma ripeto, non siamo più autorizzati a farlo. Sembra assurdo, io quando lo racconto ai nostri conassociati, che ricordo che Tappami è un'associazione nazionale, quando li racconto ai nostri conassociati mi guardano stupiti, perché dice: ma come mai? Ma forse ti devi candidare? No, io non ho tempo, voglio e passione, non ho tempo di candidarmi. Tra l'altro, per chi mi segue sapete che lunedì 8 partirà il nostro nuovo progetto, è un progetto commerciale, ma vedrà una sinergia tra il pubblico e tra i privati. Ieri ne parlavo con la mia cliente, a cui appositamente ho fatto un intervento tecnico, abbiamo sostituito una scheda madre, e la cliente cercava di stuzzicarmi: ma di cosa si tratta? No, in questo momento solo 3 persone sono a conoscenza di questo progetto: il me medesimo, mia moglie e il mio commercialista. Vabbè, me ne vado a lavorare, un saluto affettuoso a tutte e a tutti. Io stacco una settimana, spero che anche voi possiate avere delle ferie, sicuramente che vi divertiate, che abbiate la possibilità di rilassarvi un pochettino al limite del possibile. Se non lavorate, spero di riuscire a trovare un lavoro il prima possibile. A presto. Come sempre potete continuare a mandare messaggi WhatsApp al 347 10 97 484. Basta, ciao a tutte e a tutti da Salvo Russo.